Qual è la tua impressione del panorama informativo italiano? Beh, è vasta, è difficile a focalizzare su un aspetto. In generale, come tante cose, devo dire che ci sono aspetti molto positivi e altre aree che potrebbero essere migliorati. Per me, forse un aspetto che mi manca è quello di un aspetto più generale. Quando un giornalista inizia a parlare di un certo argomento, molto spesso inizia con una vista molto microscopica invece di dare una più larga panorama per noi che non siamo completamente informati su un certo argomento. Questo è il difetto che posso identificare subito. D'altronde forse è anche colpa mia, perché non tanto background, forse mi manca di non essere cresciuta e nata in questo paese, quindi. Nella tua attività riesci a trovare l'informazione che ti è utile? In genere sì. Di nuovo, mi sembra un po' frammentato delle volte, quindi devo cercare in vari posti per trovare quello giusto e completo. Quali aspetti andrebbero incentivati nell'attività di informazione secondo te? Beh, secondo me, accanto a questo aspetto che ho appena descritto, un'altra area che andrebbe migliorata sarebbe un po' di buone notizie. Delle volte ci siamo bombardate costantemente con negatività. Ci sono sempre degli aspetti positivi di ogni argomento, quindi andrebbero anche sottolineati questi aspetti in maniera che i cittadini, prima di tutto, non si deprimano tutti davanti a certi aspetti negativi. Ci sono reportage tipo report, che si dice report, che è un giornalista fantastico e notizie buone che vanno segnalate così, però anche servirebbero dall'altra parte delle possibili soluzioni a questi problemi, che sono normali nella vita quotidiana. Tantissimi problemi sorgono, però se non troviamo mai proponiamo mai delle soluzioni, rimangono così. Quali media usi più frequentemente per informarti? Internet soprattutto, televisione quando capita, per le cose più visive, diciamo, e stampa poco, veramente in Italia, poco. Cosa potremmo fare ognuno di noi per contribuire a una buona informazione? Io credo che il cittadino abbia una responsabilità verso gli altri, verso la società, la collettività, di passare parola e essere attenti, anche di essere consapevole delle cose che succedono intorno a lui e di riportarli all'autorità se necessita. Per esempio, un incidente stradale, chiami subito. Tante persone lo fanno, ma altri pensano che non sia necessario. Forse una persona che ha problemi, mi è capitato più volte di essere l'unica o almeno la prima che faccia il numero di 118 oppure di anticipare una notizia. Mi ricordo in eventi di problemi del tempo, con grandi piogge che venivano, anche con la radio accesa, in un traffico pazzesco con delle tempeste che venivano intorno al Colosseo, non c'era notizia sulla radio di questa situazione, dove qualcuno avrebbe dovuto dire: guardate, non uscite, tornate a casa, non è il caso di cercare di attraversare la città perché c'è un diluvio intorno al Colosseo, c'era un lago. Queste informazioni non arrivano forse fino in su per poter ritornare a noi cittadini, quindi essere più proattivi nel comunicare con gli altri. Abbiamo i mezzi, oggi abbiamo tutti un cellulare, presso almeno uno, più Facebook e tutti i mezzi possibili. Bisogna comunicare con più cura, pensando pure agli altri, non solo a noi stessi. Sei mai caduto nella trappola di una bufala? Beh, sì. Uno strumento buono di usare su internet è Snopes.com, che volevo dire in generale, per verificare certe notizie che girano su Facebook e altrove. Quello verifica subito i fatti di una circostanza che può essere non vera
e dice subito se è vero o no, quindi snowpace.com. Per quanto riguarda l'attività di Retake, di cui faccio parte, devo dire che delle volte notizie tornano come rumori, voci che girano e viene un po' manipolata delle volte da stampa, forse per motivi politici o interessi privati o altri, o forse solo per una svista di non essere precisa. Io capisco che non è facile sempre avere la prontezza e tempo di approfondire tutti i fatti, però quando queste attività che danno beneficio enorme alla collettività vengono fatte, l'informazione deve essere buona e di poter contare il cittadino che vuole andare ad un evento per migliorare la sua zona, pulire come facciamo noi in varie quartieri in tutta Roma, l'informazione alla fine non deve essere né sminuite né falsificate in qualche maniera per fini che non sono quelli che volevamo dare. Il giornalista deve essere leale, obiettivo prima di tutto, è chiaro, cercando di trovare quell'equilibrio fra dare un panorama completa e non annoiare quelli che già sanno qualcosa di cui la situazione attuale è.